Ciao ragazzi, oggi finalmente torniamo a parlare di videogiochi. Mi sono accorto che una grandissima parte di voi ama i videogiochi, e non solo quelli horror. Perciò ho deciso di unire la vostra passione per l'horror e quella per i videogame un'altra volta creando questo video. La scorsa volta si trattava di cose inquietanti accadute giocando online, e avete decisamente amato quella serie. Questa volta però è qualcosa di più particolare. Come avete già letto dal titolo, parleremo degli easter egg più spaventosi della storia videoludica. Quindi non si parlerà solo di giochi horror, anzi molto spesso le cose più spaventose capitano in giochi innocui, familiari, e dai quali non ci aspettiamo alcun tipo di spavento. Ora quindi mettetevi comodi, impugnate il controller e iniziamo. Un easter egg è un contenuto nascosto nei software, o in questo caso nei videogame, inserito direttamente dagli sviluppatori. È un contenuto extra che non ha a che fare con il videogioco in sé, ma che richiama magari un'altra opera degli sviluppatori o un'opera esterna. La maggior parte delle volte gli easter egg sono innocui e divertenti, ma altre volte hanno avuto la capacità di terrorizzare i videogiocatori di tutto il mondo. Vediamo subito il primo esempio. Nel gioco Layers of Fear, durante la giornata di Halloween, se ci si reca nel seminterrato, si noterà subito una cosa strana. Qui è presente una porta che durante tutto il gameplay risulta impossibile da aprire, ma il 31 ottobre questa si aprirà. Al suo interno troviamo una fantastica tavola Ouija. Lascio vedere direttamente a voi che cosa può succedere. Lo trovo davvero tanto figo, oltre che inquietante, ovviamente. Infatti abbiamo anche provato a replicare in live con voi sul viola. E... tavola Ouija! Cosa le dico? Dille mannaggia che ti morsi. Guardate qua. Ehi? Vado? Cazzo! Sembra più là. Comunque ci sono davvero tantissimi comandi da poter dare alla tavola, e ognuno darà una risposta diversa. Insomma, alcune reference a tema horror davvero spettacolari. Nel primo gioco di Five Nights at Freddy's, durante la settima notte, andando a selezionare 1987 come intelligenza artificiale dei personaggi, accadrà qualcosa di inaspettato. Guardate. Questo easter egg viene chiamato Golden Freddy e ha addirittura una lore abbastanza importante dietro. Pare infatti che sia un riferimento al famigerato incidente chiamato Il Morso dell'87. Questo ha avuto luogo nell'87 in uno dei ristoranti Freddy's Fazbear Pizza. È stato anche brevemente menzionato dal Phone Guy nel primo gioco, e in sostanza si tratta di un attacco da parte di un animatronic che avrebbe causato alla vittima la perdita del lobo frontale. Questa persona sopravvisse, ma l'incidente portò ad una perdita di reputazione del ristorante e un forte calo degli affari. Nel primo gioco, quindi, scrivendo 1987 in quel menu, il Golden Freddy simulerà l'attacco dell'87 e farà crashare il gioco. Molto interessante, e se ho capito bene, i dettagli di questo attacco sono stati rivelati solo nel secondo gioco della serie. Perciò si tratta di un easter egg davvero spaventoso che ha voluto anticipare un contenuto futuro ai giocatori.
In Call of Duty Cold War, nella mappa di gioco di Nuketown, succede qualcosa di strano se riuscite a colpire alla testa tutti i manichini in meno di 2 minuti. Guardate. Siete mai riusciti a far attivare questo easter egg? Io di sicuro ci proverò. Nei primi titoli di Project Zero, alcuni giocatori sono rimasti letteralmente terrorizzati. Ok, il gioco in sé è già spaventoso, ma molte persone su internet hanno rivelato di essersi spaventati per altro. Tutti hanno detto di aver lasciato il gioco acceso ed essere andati in un'altra stanza, oppure aver semplicemente smesso di giocare, ma lasciando il gioco acceso. Poi, dopo qualche minuto, rivolgendo lo sguardo alla TV, si sono trovati davanti questo. Nel gioco Dear Esther, durante l'esplorazione di questa bellissima isola, ci possiamo rendere conto di non essere soli. Pare che queste figure siano 6 in totale. E appaiono per un massimo di 11 volte. Si crede che siano un riferimento ai personaggi della storia del videogame. Figo, ma abbastanza inquietante, dato che l'isola non dovrebbe certo ospitarli. Ragazzi, qui iniziamo a fare sul serio. Nel videogioco Red Dead Redemption 2 è presente un easter egg decisamente sconvolgente. Recandosi in questo posto sulla mappa, è possibile entrare in una casa abbandonata, e al suo interno... Vi ricorda qualcosa? Se avete risposto no, ve lo spiego io. Questa è una reference al controverso caso di Heaven's Gate, il culto che fece parlare di sé per via di un episodio che non posso neanche raccontare su YouTube. Ma guardando ciò che si vede nel gioco, capirete. Per chiunque voglia informarsi, lascio qui sotto in descrizione un articolo che spiega bene la vicenda. Sono serio quando dico che per via delle linee guida, qui non lo posso proprio raccontare. Ma comunque, dentro la casa si può notare la macabra scena del rituale di un culto di tanti anni fa. Il leader ha lasciato una nota nel tavolo, in cui c'è scritto «Nella seconda ora, sotto la mezzaluna». Quindi, tornando nel luogo alle 2 di una notte con la mezzaluna, si può assistere a questo. La convinzione centrale del gruppo esistito realmente di Heaven's Gate era che i seguaci potessero trasformarsi in esseri extraterrestri immortali, rifiutando la loro natura umana. Una reference spaziale. Avete mai sentito parlare di P.T.? Questo era un teaser che venne distribuito in tutto il mondo nel 2014 sul PlayStation Network. Rappresentava una sorta di demo giocabile per il videogioco Silent Hills, che sarebbe dovuto uscire nel 2016. Successivamente però l'intero gioco venne annullato, eppure il teaser rimosso dallo store in modo permanente. Questa decisione ha portato a numerose critiche perché PT aveva davvero lasciato il segno. Nel 2017 quindi, nel gioco Observer, è stato inserito un easter egg in memoria di quel tanto apprezzato teaser. Guardate cosa succede nella stanza 202. Get out! Don't help me, please! I can do this.
E l'ultimo easter egg di oggi riguarda il famosissimo GTA V. All'interno del gioco è possibile venire a contatto con il fantasma di Jolene Cranley Evans, o più semplicemente il fantasma di Monte Gordo. Tra le 23 e mezzanotte sarà possibile vederla vicino a una roccia in cui è presente la scritta Jock fatta con il sangue. Non ci si potrà interagire, ma la sua storia è incredibile. È stato dimostrato che la figura è il fantasma di Jolene Cranley Evans, la moglie defunta di Jock Cranley. Secondo quanto riportato da un giornale del gioco, l'uomo era un famoso stuntman apparso in vari programmi TV negli anni 80. Prima di diventare famoso, Cranley viveva nella contea di Blaine. Durante gli anni 70 aspirava a diventare uno stuntman a Los Santos, ma sua moglie, Jolene, si oppose al loro trasferimento. Così, durante un'escursione sul Monte Gordo, Jock Cranley la spinse giù dal lato di una scogliera e lei morì. Jock venne poi arrestato, ma immediatamente rilasciato perché non c'erano prove sufficienti contro di lui. Una interessantissima storia, che ovviamente fa parte solo del gioco, ragazzi. Nella realtà queste persone non sono mai esistite. Ma devo dire che questo è uno dei più interessanti easter egg che abbiamo visto oggi, almeno secondo me. Bene, credo proprio che questo video vi sia piaciuto particolarmente, quindi fatemi sapere quali di questi fantastici easter egg vi ha impressionati di più. Inoltre ditemi anche se vi piacerebbe vedere una parte 2. Ho già trovato qualche informazione interessante. Ma adesso amici, è arrivato il momento di salutarvi, quindi io vi ringrazio tutti per essere stati qui e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.